Registrazione avviata, potete pure. Roberto, devi mostrare il nostro ospite, Francesco Pallante. Appena attiva il microfono. Buonasera a tutti. Buonasera. Eccolo. Buonasera Francesco, grazie per aver accettato di svolgere Grazie a voi. questa lezione impegnativa questa sera. Allora, io incomincerei subito con la presentazione del nostro ospite, ricordando che Francesco Pallante è ordinario di diritto costituzionale all'Università di Torino. Posso dire, senza tema di esagerare, che è uno dei più brillanti costituzionalisti della sua generazione, questo lo posso dire, è limitatamente alla tua generazione, ma diciamo, hai molta strada da fare visto che sei molto giovane. Allora, ricordo molto rapidamente le sue pubblicazioni più importanti, i cui titoli secondo me vi danno subito un'idea del un profilo, diciamo, dello studioso dell'intellettuale, ma molti di voi lo conoscono già. Allora, un primo titolo che credo sia una delle sue prime opere, il neo-istituzionalismo nel pensiero giuridico contemporaneo, Iovene 2008. Poi ha pubblicato insieme a Gustavo Zagrebelsky, un maestro, come sappiamo, del diritto costituzionale e in generale del diritto in Italia e in Europa. Loro diranno, noi diciamo, vademecum sulle riforme istituzionali, la terza 2016. Poi, per scelta o per destino, la Costituzione tra individuo e comunità. Non l'ho letto questo libro, ma mi sembra di grande interesse per i temi che tratta. Contro la democrazia diretta, Einaudi 2020, un libro importante per l'impatto teorico politico che ha, Elogio delle tasse, Gruppo Abele 2021, e poi ricordo che con Zagrebelsky e Valeria Marcenò, autore di un manuale di diritto costituzionale che è stato tradotto in spagnolo e pubblicato in Perù nel 2000. Infine, Piero, perdonami, riapri il microfono, ma ci sono troppe interferenze. Vi chiedo di controllare i microfoni, tenete chiusi. vediamo. Vai, Piero. Sì, allora, dicevo che ha curato insieme a Pietro Polito, o Polito, non lo so, Antifascismo, Resistenza, Costituzione, Piero Gobbetti, Costituente. Ara sedizione del 2020. Collabora al Manifesto, a Volere la Luna e ad altre pubblicazioni periodiche. Allora, dico subito che questa è forse la terza volta che noi affrontiamo come scuola interdisciplinare cosmopolita il tema della Costituzione e della sua manomissione. Lo abbiamo fatto con Salvatore Settis, che ha trattato lo strano destino dell'articolo 9, l'articolo che riguarda la tutela del paesaggio, dall'articolo 9 alla modifica costituzionale del 2022. L'abbiamo fatto con Marina Boscaino, dalla scuola della Costituzione alla scuola aziendalista, alla scuola azienda. Naturalmente il tema della Costituzione violata l'abbiamo trattato anche con altri temi, benché non in maniera esplicita e diretta come farà Francesco Pallante questa sera, per esempio quando si è trattato diciamo, di affrontare il tema delle leggi elettorali. Allora, io non voglio farla lunga e dire la mia
su questi problemi rilevantissimi della vita italiana, perché Francesco ha bisogno di tempo, deve svolgere, ha intenzione di svolgere molte questioni relative al suo tema. Quello che voglio ricordare è che quella che Francesco chiama in una sua pubblicazione recente la grande ossessione del ceto politico italiano, cioè quello di mettere mano alla Costituzione come se fosse soprattutto la seconda parte, come se fosse la fonte dei problemi di malfunzionamento dei governi e di quello che è un limite, il disordine, la divisione, diciamo pure la corruzione del ceto politico italiano. No? Allora, ma questa grande ossessione e questo continuo mettere mano alla Costituzione in maniera sostanziale, anche se non sempre in maniera formale. Diciamo, i gruppi che hanno tentato di manometterla ci sono riusciti. Questa tendenza coincide con il declino del paese Italia, con il declino conclamato del nostro paese. Grazie Francesco, a te la parola. Sì, grazie a voi per questo invito, mi fa molto piacere, poi vedo che ci sono molti amici collegati e quindi diciamo sono particolarmente contento, insomma mi sento a mio agio. Come diceva adesso Piero Bevilacqua, avrei l'intenzione di mettere molta carne al fuoco, lo dico subito e spero che non sia troppa, perché mi piacerebbe riuscire a fare un discorso il più possibile completo, non limitato soltanto alle questioni, diciamo così, istituzionali, organizzative. Dico subito che per me, i discorsi che vogliono dividere la prima parte dalla seconda parte della Costituzione, dicendo la prima con i diritti non la tocchiamo, la seconda invece la efficientiamo, come si dice con il linguaggio aziendalista, secondo me non è una tesi convincente. La seconda parte è strutturalmente legata alla prima, e diciamo le prestazioni sono legate all'organizzazione, e dunque l'organizzazione costituzionale è funzionale a una certa idea di diritti, una certa idea di società che la prima parte articola. Sento che ci sono dei microfoni aperti, diventa faticosissimo parlare. Renza Bertuzzi, il microfono è Scusate, io aperto, per favore. non me ne... Ah, sì. Ciao Renza. Bene, vai, vai. Grazie. Allora, dunque, per fare questo vorrei provare a individuare, soprattutto simbolicamente, attraverso i primi 12 articoli della Costituzione, i principi fondamentali, una serie di passaggi che io definirei dei veri e propri ribaltamenti che la Costituzione opera o progetta di operare rispetto alla storia italiana precedente, che non è in molti casi soltanto la storia del fascismo, che ovviamente è l'obiettivo polemico totale e primario della Costituzione, ma più in generale, forse in alcuni casi, anche rispetto alla impostazione dello Stato liberale. Rispetto a questo discorso, che adesso mi appresto a svolgere, vorrei soltanto anticipare una cosa che di questi tempi è importante, che una volta forse era scontata, ma di questi tempi è importante sottolineare. La Costituzione nasce da un compromesso, un ampio compromesso tra le forze politiche antifasciste che hanno posizioni molto lontane tra di loro, sono molte le linee di frattura che contrappongono le diverse forze politiche nel momento, diciamo, del passaggio dalla monarchia alla repubblica, dal fascismo alla democrazia. Le tensioni sono molto forti e il rischio di guerra civile è altissimo. Altrove questo capita, in Italia non succede, si parlerà di miracolo costituente, perché? Perché le forze politiche hanno questa grande capacità di, come dire, riconoscersi l'une con le altre come interlocutrici legittime e accettare l'idea che la Costituzione sarà un testo nel quale nessuno
metterà tutto ciò che vorrebbe mettere. Professor Pallante si chiama. Se mi chiamo così, signor Amedeo, però lei dovrebbe chiudere il microfono. Ah, sì. Se lo facesse, ecco, grazie, se no la sentiamo tutti. Allora, dicevo, nessuna forza politica mette nella Costituzione tutto ciò che vorrebbe mettere, ma nessuna non mette ciò che per lei è davvero importante. E in alcuni casi il compromesso costituente è tale per cui si aprirà poi un confronto, anche uno scontro, ma sempre dentro le regole della Costituzione, per dare attuazione a quei principi costituzionali che vengono inseriti nella Costituzione. Ma è importante sottolineare questo aspetto, cioè che la Costituzione è un compromesso, nasce da una discussione ed è un metodo che i costituenti avrebbero voluto, che venisse poi sviluppato anche più avanti. Per tutti è così, non è così per tutti, non è così per i fascisti. E questo è il punto che vorrei, ribadire e che purtroppo dobbiamo ribadire di questi tempi. Per i fascisti la Costituzione è un comando. Loro si pongono fuori dalla Costituzione perché non accettano di stare alle regole della democrazia e del patto costituente, e dunque per loro scriverà Barile, un costituzionalista molto importante, che per loro le libertà costituzionali, in quanto vogliano fare i fascisti, non valgono. E questo è, diciamo, purtroppo, come dicevo, un tema d'attualità. Dunque è sbagliata dal punto di vista storico e giuridico la tesi che vorrebbe equiparare i comunisti ai fascisti. I comunisti italiani stanno dentro il patto costituente, addirittura esprimono il presidente, il secondo presidente dell'Assemblea Costituente, colui che firmerà il testo della Costituzione, Terracini, e dunque sono pienamente inseriti dentro questo contesto. Per loro non è un comando la Costituzione, loro sono protagonisti del compromesso, mettono qualcosa di loro e accettano ciò che gli altri mettono. Dunque questo ci tenevo a sottolinearlo. Allora, quali sono questi ribaltamenti epocali davvero che la Costituzione realizza e che i primi 12 articoli possono sintetizzare? Anzitutto la forma di Stato, cioè l'idea, la forma istituzionale, se vogliamo, cioè eravamo una monarchia, che era stata una monarchia fascista negli ultimi 20 anni della sua esistenza, diventiamo una repubblica democratica, un salto, diciamo, evidente, lo potremmo vedere simboleggiato, diciamo, espresso in maniera chiara nell'articolo 1,1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma lo vediamo anche simbolicamente espresso nell'articolo 12, l'ultimo dei principi fondamentali, di quelli che vengono chiamati principi fondamentali, perché la bandiera perde l'emblema dei Savoia e diventa il tricolore che conosciamo noi adesso. In effetti potremmo dire che questa è addirittura una scelta che non fa l'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente è sovrana, ma non su questo punto, perché come sapete il 2 giugno 46, insieme al voto per eleggere l'Assemblea Costituente, c'è anche il voto per il referendum istituzionale. È direttamente il popolo italiano che fa questa scelta. La Costituente la recepisce, la riceve dal popolo italiano, non potrebbe cambiarla, non può creare un potere che possa revisionarla. L'articolo 139 della Costituzione, che si chiude in un cerchio con l'articolo 1, dice che la forma repubblicana non è suscettibile di revisione costituzionale, proprio per questa ragione qui, perché la Costituente l'ha ricevuta da questa scelta compiuta direttamente dal popolo italiano. Sempre sull'articolo 1 vediamo il secondo grande ribaltamento su cui merita soffermarsi un po' di più, cioè la concezione della sovranità interna. L'articolo 1 al comma 2 ci dice l'Italia, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo è anche un grande tema di attualità oggi, quando ci sono forze che si proclamano sovraniste. Lo fanno in termini più generali anche con riferimento al diritto internazionale, ma ci sarà poi un aspetto su cui mi soffermerò anche con riguardo a questo profilo della sovranità. Adesso parlo invece della sovranità interna, non di quella esterna, e parlerò della sovranità limitata all'interno e all'esterno in un senso diverso da quello della lezione del professor Canfora dell'altra settimana, perché lui si riferiva soprattutto, diciamo, ai condizionamenti internazionali che
sconfitta dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale e adesione alla NATO aveva comportato, io qui vorrei sottolinearmi su questo aspetto, cioè che la sovranità era tradizionalmente concepita in ambito giuridico, la sovranità dello Stato, come quel potere per cui il titolare della sovranità all'interno dello Stato faceva quello che voleva. Una sovranità illimitata, se vogliamo. Nasce con la pace di Vestfalia, la fine delle guerre di religione in Europa, l'idea che ogni principe all'interno del suo territorio decide lui la religione da seguire e se vuole perseguitare quelli che tra i suoi cittadini vogliono seguire un'altra religione, lo può fare, perché dentro il suo territorio lui è sovrano, fa quello che vuole, appunto. E questa idea è un'idea che non viene recepita dalla Costituzione italiana. I costituenti non dicono questo perché dicono che la sovranità e appartiene al popolo, ripeto, che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. È una doppia limitazione, dunque. Una limitazione formale, cosa vuol dire? Significa che la Costituzione stabilisce alcuni poteri dicendo chi è competente a esercitarli, quindi una questione di competenza, e come questi poteri devono essere esercitati. È una questione di procedura, di forma, dicono i giuristi. Il potere legislativo spetta al Parlamento, il potere esecutivo spetta al governo, il potere giudiziario spetta alla magistratura, è la separazione dei poteri di Montesquieu per semplificare. E ognuno di questi poteri deve essere esercitato seguendo determinate procedure. Ma quello che è più incisivo non è tanto questo nelle forme, ma è nei limiti. Nei limiti che cosa indica? Indica un vincolo di sostanza. Significa che ci sono cose che chiunque sia il titolare del potere, cioè chiunque governerà, avrà la maggioranza in Parlamento e avrà, quindi esprimerà la fiducia a un governo, ci sono cose che chiunque, appunto, governerà dovrà fare lo stesso e altre cose che non potrà, non dovrà comunque fare. Per esempio, diritto alla salute. Chiunque governi non può non tutelare il diritto alla salute. Poi, naturalmente, ci sono gli scostamenti, eccetera. Adesso io sto facendo un quadro teorico, no? Oppure cose che non si devono fare mai. Non so, c'è il divieto di pena di morte, dunque nessuno potrà mai essere messo a morte. Ci sono dei vincoli che derivano dal diritto internazionale marittimo, nessun naufrago potrà essere lasciato annegare in mezzo al mare. Ecco, chiunque governa non potrà prendere decisioni di questo genere. Dove si esercita dunque quella che viene chiamata discrezionalità politica? Chi va al potere, cosa può fare? Deve muoversi tra ciò che deve fare e ciò che non deve fare. La discrezionalità politica sta nell'esercizio di ciò che si può fare. Questi sono i limiti, limiti di contenuto. Limiti di contenuto importanti perché che cosa fanno? Vincolano tutte le forze politiche al rispetto del patto costituzionale. Quel patto che appunto aveva fatto sì che le forze avverse, anziché combattersi, si unissero insieme per dar vita alla nuova Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. E dunque il popolo, tramite i suoi rappresentanti, non può tutto. Chi dice sono stato eletto, lasciatemi governare, sta, diciamo, ponendosi al di fuori da questo quadro, perché in ogni caso, anche se sei stato eletto, in ogni caso devi rispettare la Costituzione, devi agire dentro questo spazio di discrezionalità limitata che ti è dato dalla Costituzione. E che cosa sono dunque questi limiti al potere? Fondamentalmente sono i diritti costituzionali, limiti di contenuto. Sono i diritti costituzionali, io non posso fare tutto ciò, non posso approvare nessuna legge che vada contro i diritti costituzionali. Se lo faccio, interviene la Corte Costituzionale e annulla quelle leggi. Se il potere viola i diritti con atti esecutivi intervengono i giudici e ferma queste violazioni e fa prevalere i diritti costituzionali. Ora, tutto questo che cosa significa? Significa che per i costituenti diciamo, la dinamica politica si muove dentro il perimetro segnato dalla Costituzione. Ripeto, il confronto politico è un confronto su come dare attuazione alla Costituzione, non come porsi al di fuori della Costituzione, come stare dentro la Costituzione. Ci sono tutti questi diritti che devono essere attuati. Confrontiamoci sulle priorità, sull'intensità dell'attuazione di questi diritti, ognuno con la sua visione ideale o ideologica,
preferirà certi diritti rispetto ad altri, darà precedenza a certi diritti rispetto ad altri, ma nella loro visione la lotta politica avrebbe dovuto essere una lotta finalizzata, come dire, a realizzare in ogni situazione le migliori condizioni di attuazione di tutti i diritti costituzionali e quindi a costruire consenso intorno alle politiche, cercare di discutere, di costruire delle politiche che, sia pure a partire da posizioni avverse, trovassero dei punti di convergenza, cioè non imporre qualche cosa agli altri, ma riprodurre, come dicevo all'inizio, quel patto costituente che aveva dato vita alla Costituzione. E dunque cercare di creare il massimo del consenso possibile, usare la decisione come risorsa di ultima istanza, cercare di convincere la discussione in Parlamento. Per lungo tempo, per i grandi leader politici, sarà più importante stare in Parlamento che al governo. I segretari della Democrazia Cristiana stanno in Parlamento, non vanno al governo, saranno poi, dopo De Gasperi, no? Dico, saranno poi delle eccezioni, lui comincerà a farlo De Mita, ma dopo una fase in cui si sta cambiando di passo, appunto. E questo è un primo aspetto. Se così è, questo significa che il Parlamento è il cuore del sistema. Dentro il Parlamento devono avvenire le discussioni, le decisioni, quando è necessario. La legge deve essere la principale fonte del diritto, perché la legge, appunto, è quella che costruisce il consenso, quella a cui tutti possono contribuire, quella che raccoglie le posizioni di sintesi raggiunte tra le forze politiche. E dunque, in questa visione, il Parlamento come deve essere composto? Deve essere composto tramite una legge elettorale proporzionale pura, per forza di cose. Perché ognuno deve portare in Parlamento le sue idee sulla base del consenso che ha nella società. E dunque i partiti devono essere radicati, devono avere il finanziamento pubblico, devono essere strutturati per poter farsi portatori delle istanze sociali dentro le istituzioni, dare peso sulla base del peso che hanno nella società alla loro posizione istituzionale e sulla base di questo fare il loro lavoro insieme alle altre forze politiche. Centralità del Parlamento, centralità della legge. Voi capite che siamo all'opposto di quello che oggi. Oggi la fonte principale del diritto è il decreto-legge, non è la legge. Ci sono numeri impressionanti intorno a questa cosa. Ma all'epoca qualunque riforma importante, non so, penso alla scuola media unica obbligatoria e gratuita per tutti, 1962, è una legge che la introduce. Sistema sanitario nazionale, 1978, è una legge che lo introduce. Oggi il Parlamento non è più in grado di fare nessuna riforma, qualunque cosa si fa una delega al governo e poi si avrà un decreto legislativo e va già bene appunto perché non è un decreto legge. Se questo discorso che sto facendo è vero, come io penso che sia, o comunque ha un fondamento, come io penso che abbia, ne deriva una seconda conseguenza, non soltanto la centralità del Parlamento, ma anche il fatto che tra diritti e finanza, la variabile indipendente, cioè quella che prevale, sono i diritti. Non si dovrebbe parlare, ho scritto su questo un articolo, diciamo, su una rivista di diritto costituzionale, non si dovrebbe parlare di vincoli di bilancio, ma bisognerebbe parlare di vincoli al bilancio. È il bilancio che è vincolato a che cosa? Ai diritti. Se i diritti devono essere attuati, e si può discutere sul come, ma non sul se, allora i diritti devono essere finanziati. C'è un vincolo alle forze politiche perché la discrezionalità politica potrà scegliere di finanziare di più un diritto rispetto a un altro, ma non di non finanziarlo del tutto. E per questo le leggi di bilancio dovrebbero essere sempre condizionate alla ricognizione della necessaria attuazione dei diritti. E questo è importante dirlo oggi. C'è arrivata alla fine la Corte Costituzionale, vi segnalo una sentenza importante, la 275 del 2016, che dice esattamente questa cosa, dopo una lunga evoluzione giurisprudenziale. E oggi, diciamo, si sta iniziando a sviluppare un filone che ha portato, per esempio, alle prime pronunce di incostituzionalità di leggi di bilancio regionali perché non finanziavano adeguatamente determinati diritti. Io penso che sia, diciamo, una via che diciamo, interviene a sopperire alle carenze della politica, questa non si può pretendere che sia la Corte Costituzionale a fare le leggi di bilancio, ma finché la politica è così carente su questi punti è una via che potrebbe promettere qualcosa, io spero anche con riguardo in prospettiva alla legge di bilancio dello Stato. Allora, questo per dire, ripeto, che all'interno
il titolare del potere non può fare tutto quello che vuole, è limitato, la sovranità è limitata. Quindi il secondo grande ribaltamento che vi ho adesso provato succintamente ad illustrare è questo, cioè il passaggio dalla sovranità interna intesa come illimitata a passaggio alla sovranità interna come, intesa come limitata. Dicevo dei diritti, terzo punto, ne ho 10 di questi punti, per quello dicevo che metto un po' di carne a fuoco. Terzo di questi punti sono i diritti. I diritti, potremmo dire così, da posti diventano con la che erano prima della Costituzione, diventano presupposti. Cosa intendo dire? Posto vuol dire positum, creato dal diritto. I diritti per molto tempo vengono considerati qualcosa che il titolare del potere concede, crea, e così come li crea li può distruggere. C'è tutta la dottrina tedesca, ottocentesca, che parla di diritti non come individuali, diritti delle persone, li definisce diritti pubblici soggettivi, cioè spettano soggetti, ma sono diritti pubblici perché è lo Stato che li crea e così come li ha creati, appunto, se vuole li distrugge, se li riprende. Ecco, questa è un po' l'idea di fondo. E la Repubblica, dice l'articolo 2 della Costituzione, riconosce i diritti. Riconosco cosa vuol dire? Che, se riconosco qualche cosa è perché questa qualcosa già c'è. Allora, c'è chi dice, vabbè, questo è un riferimento, e lo ha criticato sotto questo aspetto, quest'uso della parola riconosce, è un riferimento a una visione del diritto naturale, tipica del pensiero cattolico, per cui diciamo ci sono dei valori morali presupposti che devono essere fatti propri dall'ordinamento giuridico. Ma si può intenderla anche in senso diverso, cioè dire i costituenti sono bravi nello svolgere la loro funzione costituente perché? Perché fanno una ricognizione di quei diritti presenti nella cultura politica italiana e li trasformano in un dato giuridico esprimendoli dentro la Costituzione. Sono capaci di intercettare ciò che c'è a livello diffuso nella società italiana, di bisogni, le istanze, le esigenze, e a portarle dentro un testo costituzionale e trasformarle in diritti giuridici. Quindi questa idea del riconoscimento è un'idea che interpreta le esigenze della società italiana e le proietta nel futuro. La questione, diciamo, appunto, è suscettibile di diverse letture. C'è un altro aspetto, controverso intorno a questo tema, ma allora vuol dire questo riconosce che se nel, diciamo, contesto culturale generale nascono nuove istanze, queste sono automaticamente recepite nella Costituzione? E c'è chi dice di sì. Cioè, chi dice che questo riconosce significa che non soltanto i diritti che poi sono effettivamente disciplinati dalla Costituzione sono riconosciuti dalla Costituzione e dunque non soltanto non possono essere eliminati perché appunto la stessa Costituzione non li ha creati, ma è una clausola aperta, qualcuno dice a questo articolo 2. Una clausola aperta e dunque se nascono nuove esigenze queste si trasformano in diritti costituzionali. È un pochino scivoloso, io penso, questo tipo di ragionamento perché? Perché naturalmente funziona finché c'è consenso amplissimo intorno a queste visioni. Ma nel momento in cui la società è spaccata perché per alcuni certe cose sono diritti e per altri no, tutte le questioni etiche pensiamo di oggi, naturalmente il rischio qual è? Il rischio è che poi ci si rivolga ai giudici e i giudici risolvano caso per caso con pronunce che possono anche essere discordi. Non so se avete visto tra ieri e oggi due pronunce in Lombardia sulla questione delle due mamme, una al Tribunale di Milano che dice di no e quello di Brescia che dice di sì. Allora si crea il rischio di un'incertezza giuridica che naturalmente le sentenze non possono che risolvere caso per caso, mentre ci vorrebbe la legge per risolverla con portata universale uguale per tutti. Dunque c'è chi dice no, in realtà non è una clausola aperta, vale soltanto per quel momento storico, anche perché diciamo un altro argomento a favore del no, sono due posizioni che possono convincere l'una e l'altra, mi sembrano che abbiano tutte e due dei buoni argomenti, ma un argomento forte a favore del no qual è? È che i diritti costano, tutti i diritti costano. Quando si riconosce un diritto bisogna metterci, come dicevo prima, delle risorse per attuarlo. Quantomeno diceva Kelsen, forse il più importante giurista, costituzionalista, del filosofo del diritto del Novecento, diceva Kelsen, quantomeno se c'è un diritto ci deve essere la possibilità di andare davanti a un giudice.
giudice, e andare davanti a un giudice costa. E dunque, se io introduco nuovi diritti, che cosa significa? Che devo, o se tengo ferme le risorse che ho a disposizione, ridurre il tasso di attuazione degli altri diritti già esistenti per attuare quello nuovo, oppure procurarmi nuove risorse e dunque aumentare le entrate pubbliche, la pressione fiscale. E dunque, insomma, le due cose hanno, ripeto, lati positivi e negativi l'una e l'altra, ma in ogni caso è importante dire questa cosa qui, e cioè che appunto quei limiti alla sovranità interna di cui dicevo sono i diritti intesi in questa concezione molto forte, cioè come di qualche cosa che non è nella disponibilità dello Stato. Diritti inviolabili, dice la Costituzione. E lo stesso l'articolo 2, diciamo una posizione altrettanto forte, l'articolo 2 ce l'ha nei confronti dei doveri costituzionali, doveri inderogabili di solidarietà, dice il testo della Costituzione, di solidarietà politica, economica e sociale. Qui c'è un quarto ribaltamento importante. I doveri sono tradizionalmente intesi dal diritto pubblico, diciamo ottocentesco, come doveri di soggezione al potere, doveri in senso verticale. Io sono un suddito, ancora i libri, diciamo, del Novecento di diritto costituzionale non parlano di cittadini, parlano di sudditi, perché i doveri sono ciò che effettivamente connota la cittadinanza, non i diritti. Si è cittadini in quanto si è soggettati al potere, quindi si è sudditi, si hanno dei doveri di obbedienza nei confronti del potere. E la Costituzione, i Costituenti fanno un ribaltamento clamoroso su questo punto, perché trasformano un vincolo verticale in un vincolo orizzontale. Cioè i doveri diventano doveri di solidarietà tra coloro che fanno parte dello stesso popolo. E dunque sono doveri di solidarietà in senso ampio, politica, economica e sociale, che creano quel legame non più appunto come un legame di sudditanza, ma come un legame di fratellanza, se vogliamo, di solidarietà in senso profondo. E questa trasformazione è la trasformazione che appunto fa nascere i cittadini in quanto tali, cioè trasforma i sudditi in cittadini. E lo fa a livello nazionale. Oggi questo è un tema di grande rilievo anche perché tutto il discorso del regionalismo differenziato, cioè del fatto che debbano prevalere delle forme di legame regionale su quella nazionale, punta proprio a spezzare questi doveri di solidarietà nazionale che la Costituzione proclama all'articolo 2 come inderogabili e a sostituirli con legami di tipo regionale, quando le regioni rivendicano il cosiddetto residuo fiscale, cioè dicono: ma noi paghiamo in tasse tot, riceviamo in spesa pubblica meno di quello che paghiamo in tasse. Che cosa dicono? Beh, intanto dicono una falsità perché le regioni non pagano le tasse, ma sono i cittadini che pagano le tasse. Ma in ogni caso, che cosa stanno dicendo? Stanno dicendo: io che vivo in Piemonte mi disinteresso di quello che succede non soltanto in Puglia o in Sicilia, ma anche in Liguria, perché l'unica cosa che conta è il legame di solidarietà nei confronti dei cittadini piemontesi. Ma è assurdo. È in sé, diciamo, chi parla in questi termini in sé introduce una prospettiva di tipo secessionista, come dice il libro di Gianfranco Viesti su questo tema, è la secessione dei ricchi, ma in senso proprio secessione, perché appunto spezza questi legami di solidarietà orizzontale tra tutti i cittadini italiani e punta a sostituirli con un'altra visione. Spero di non stare stordendovi con troppe parole, ma ho l'ansia appunto di provare a dire tutto e quindi provo a passare al punto successivo, il quinto, che riguarda l'uguaglianza. Arriviamo quindi all'articolo 3 della Costituzione. Abbiamo visto sinora, diciamo, l'1, il 2 e il 12. L'articolo 3 della Costituzione parla dell'uguaglianza. Tradizionalmente lo Stato liberale trattava l'uguaglianza, la famosa égalité della Rivoluzione francese, in termini meramente formali: tratto tutti nello stesso modo, ma quello è sano e l'altro è malato, quello è povero, l'altro è ricco, quello è ignorante, l'altro è colto, quello è isolato socialmente, l'altro no.
fa niente, io tratto tutti nello stesso modo. L'uguaglianza significa trattare tutti nello stesso modo, non mi interessano le condizioni delle persone. I costituenti dicono questo è ingiusto, non è uguaglianza, è un'uguaglianza appunto solamente formale, ma se io non prendo in considerazione le condizioni delle persone e non offro delle opportunità maggiori a chi, diciamo, si trova per caso della vita, la cosiddetta lotteria naturale, quella che ci fa nascere, che fa nascere uno figlio di John nel cane e l'altro in un campo rom, ecco, non è merito ed è merito di nessuno, e invece se io non considero questo, diciamo, cristallizzo quel caso che ha favorito qualcuno, pochi a danno degli altri. Quello che devo fare è intervenire per sopperire a questo, e per fare questo devo introdurre un'altra idea di uguaglianza, l'idea di uguaglianza in senso sostanziale. E dunque guardare alle condizioni delle persone e dire che l'uguaglianza è trattare in modo uguale chi già è uguale, ma trattare in modo diverso a favore di chi è svantaggiato coloro che si trovano in situazioni diverse. Mi interessano le condizioni concrete, sostanziali, materiali delle persone e su quello devo andare a lavorare. Dunque non con provvedimenti che valgano per tutti, ma con provvedimenti mirati a sostegno di chi ha di meno. Perché? Perché l'obiettivo deve essere il pieno sviluppo della personalità di ognuno, devo mettere ciascuno in condizione di pienamente sviluppare se stessi. Guardate, lo dico in questo nostro contesto che ha sicuramente un afflato ideale diverso, ma questo è un principio che oggi abbiamo dimenticato perché siamo, diciamo, al di là di questo, ma è un principio che è proprio del pensiero politico liberale, è l'uguaglianza delle opportunità nei punti di partenza. Poi, diciamo, ci può essere la competizione per i liberali, ma la competizione, quindi chi perde per demerito suo, si è abbandonato a se stesso, una visione che a me non piace, che non farei mia, ma diciamo, nella prospettiva liberale, la competizione deve essere uguale. Einaudi sosteneva queste posizioni qui. Einaudi, per esempio, voleva di fatto abolire o comunque rendere il meno impattanti possibile sulla vita delle persone, l'eredità, voleva tassare l'eredità. Perché? Perché tu ereditando, diciamo, ottieni qualcosa che non hai avuto nessun merito a costruire. È il caso che ti ha fatto nascere figlio di qualcuno che appunto è in grado di lasciarti qualcosa. E questo è una cosa importante perché appunto diciamo non è l'uguaglianza delle condizioni d'arrivo, ecco, non è un voler livellare a tutti i costi, ma il voler costruire delle opportunità pari nella vita di tutti. In questo, centrale che cos'è? È l'articolo 53 della Costituzione, cioè l'idea che i tributi debbano essere pagati secondo un principio di progressività e non di proporzionalità. Più aumenta, diciamo, la ricchezza o il patrimonio che tu hai, più deve aumentare la percentuale che paghi in tasse, perché appunto non posso farti pagare la stessa percentuale che paga quell'altro che ha meno di te. Pagheresti di più in termini assoluti, ma conta anche in termini relativi. E questa è una grande conquista che la Costituzione fa rispetto a un salto rispetto allo Statuto Albertino, allo Statuto appunto ottocentesco, che prevedeva che i tributi fossero pagati sulla base di un criterio di proporzionalità. Ora, la proporzionalità è la flat tax per intenderci, cioè stiamo tornando alla flat tax. Quando nel 1973, come dico io sempre scherzando, quel bolscevico di Bruno Visentini, che in realtà era l'esponente del Partito Repubblicano, cioè il più atlantista dei partiti di governo, se vogliamo, il più filo americano dei partiti di governo, quando fa l'IRPEF Visentini fa 32 scaglioni, l'aliquota più alta è al 72%, oggi si parlerebbe di esproprio proletario, ma lo fa lui, e la più bassa è al 10%. Le aliquote sono state progressivamente ridotte da 32 che erano fino praticamente a 3 che sono oggi, ma diciamo erano 4 col governo Draghi, ma il colpo che diciamo, ha portato a questa misura che abbiamo oggi viene dato diciamo, dal primo governo dell'Ulivo, della riforma Visco del 1997, se non sbaglio, che riduce le aliquote soltanto a 5. Ecco, non erano 32 già da tempo, erano scese a 11 e poi a 9, ma comunque c'era ancora una certa articolazione e questa viene del tutto eliminata.
In nome di che cosa? In nome di un'idea di uguaglianza formale e non più sostanziale, appunto un abbandono di questo grande ribaltamento costituzionale, che era il quinto che vi volevo proporre. Il sesto diciamo, aggancia all'articolo 4 e ha a che fare col lavoro. L'idea del lavoro è un'idea che anche in questo caso, tradizionalmente, già per lo Stato liberale, chi lavorava alle dipendenze di qualcuno, per ciò stesso non poteva, non era un cittadino libero e dunque non poteva partecipare alla vita politica. Il voto per censo, il voto per chi ha delle risorse sue che gli consentono di non lavorare, è basato sull'idea che per poter davvero prendere parte alla vita politica della collettività io non devo dipendere da nessuno, non devo lavorare, devo avere il tempo per potermene occupare. Anche qui affonda negli ideali della Rivoluzione francese, ci sono delle pagine di Séyès che dice il problema è stato quando è stata abolita la schiavitù. Chiaramente una volta abolita la schiavitù la gente deve lavorare, dovendo lavorare non può occuparsi della cosa pubblica, l'Atene classica, no? Era un'Atene in cui c'era la schiavitù e i liberi potevano occuparsi della cosa pubblica perché altri si occupavano di produrre ciò di cui c'era bisogno dal punto di vista economico. E dunque il lavoro è tradizionalmente inteso come un motivo di esclusione politica, di esclusione sociale. E i costituenti ribaltano anche questa prospettiva e invece fanno del lavoro il motivo di inclusione politica e sociale. Proprio perché lavori, proprio perché ti fai carico di costruire la nuova Italia che verrà, fai la tua parte nella società, proprio perché, diciamo, contribuisci a quello che la Costituzione chiama il progresso spirituale o materiale della società italiana. E dunque tutti i lavori hanno pari dignità, articolo 35, chi produce bulloni, diciamo, ha pari dignità rispetto a chi scrive poesie, perché tutti e due contribuiscono a migliorare la società italiana, diciamo, il fatto di contribuire fa sì che tu sia un cittadino a pieno titolo. L'idea dei costituenti è che tutti abbiano diritto di lavorare, articolo 4,1, e tutti abbiano il dovere di lavorare, articolo 4,2. Nessuno deve stare, come dire, in società passivamente, nessuno deve vivere sulle spalle degli altri, nessuno deve essere un rentier, cioè uno che vive di rendita sfruttando il lavoro altrui. Oggi si potrebbe dire, lo dice Gustavo Zagrebelsky in un libro che si intitola Fondata sul lavoro, la solitudine dell'articolo 1, oggi si potrebbe dire che i finanzieri che producono ricchezza passivamente, senza, anzi, alle volte distruggendo economia reale o senza contribuire alla realizzazione dell'economia reale, sono i nuovi rentier, cioè sono persone che vivono sfruttando in maniera parassitaria il lavoro degli altri. Allora, o almeno alcuni di questi finanzieri, quelli che hanno queste cifre da capogiro, no? I fantastigliardi, che non si riesce neanche a capire esattamente che cosa significhino. Allora, questa idea dei costituenti è un'idea forte che porta, per esempio, a costruire tutto un insieme di strumenti che sono stati abbandonati nel tempo, gli articoli dal 41 al 47, attraverso cui lo Stato può indirizzare i poteri economici privati e può intervenire come imprenditore nell'economia laddove i privati non siano in grado di fare cose che sono necessarie. Quando viene costituita l'Enel nel 1962, lo Stato fa esattamente questo: espropria aziende private che producevano energia elettrica solo laddove era conveniente farlo e porta l'energia in tutto il paese anche laddove non è conveniente farlo. E si fa imprenditore in prima persona proprio, diciamo, in questa accezione, in questa visione. L'idea è che gli imprenditori abbiano anch'essi un dovere, non hanno solo il diritto di fare profitto, hanno il dovere di creare diciamo, le condizioni per il pieno impiego. Lo dice Paolo Emilio Taviani, un esponente della destra democristiana in Assemblea Costituente, che gli imprenditori hanno questo dovere. Molto interessante che, diciamo, sia trasversale questa concezione. Amintore Fanfani parlerà di diritto naturale alla conservazione del posto di lavoro. Fa impressione oggi leggere queste cose in bocca a questi personaggi. E
E dunque c'è la possibilità che tutti lavorino ed è questa la ragione per cui in certi articoli la Costituzione, anziché dire cittadini, dice lavoratori, per esempio nell'articolo 3,2, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita politica, economica e sociale del paese. Ma perché? Perché tutti lavoreranno e dunque dire lavoratori è sinonimo di dire cittadini, questa è la loro idea. Addirittura arrivano a immaginare di scrivere un terzo comma dell'articolo 4 in cui si dice che chi non lavora non vota. Proprio in virtù di questo stretto legame, di questo ribaltamento, si rendono poi conto che sarebbe impossibile andare a vedere, diciamo, il lavoro, perché nella loro testa chi non lavora non lavora perché non vuole lui lavorare, appunto è un parassita sociale. Però poi si rendono conto che ci potrebbero essere dei momenti di disoccupazione involontaria, questo penalizzerebbe, doppiamente i disoccupati involontari, e quindi il terzo comma dell'articolo 3, viene poi tolto dal progetto di Costituzione, ma ci dà l'idea, di che cosa avessero in profondità nella testa i costituenti. Settimo ribaltamento ha a che fare con il pluralismo. Il pluralismo è, in tutte le sue accezioni, sempre stato considerato un problema dallo Stato. Il potere ha sempre voluto, diciamo, eliminare il pluralismo, imporre l'unità con la forza. Pluralismo politico, pluralismo sociale, pluralismo religioso, pluralismo linguistico. Pensate al fascismo che appunto impedisce, vuole imporre a tutti l'italiano. Pluralismo, territoriale, pluralismo informativo. Ecco, tutto questo è visto sempre come un problema dal potere politico da eliminare con la forza. E invece la Costituzione lo considera una risorsa da valorizzare. Perché? Perché la democrazia o è plurale o non è, e dunque ben vengano tanti partiti politici, tante associazioni, siano valorizzate le minoranze linguistiche, le minoranze religiose, siano valorizzati i territori pur nell'ambito del principio di unità, siano essi i comuni, le province, le regioni, sia valorizzato il pluralismo dell'informazione, che è diciamo una garanzia sia di informare ma anche di essere informati. La mia libertà come lettore, come persona che si vuole informare, da che cosa dipende per non controllare, diciamo, con, diciamo, in visione orwelliana, i mezzi di informazione? Dipende dal fatto che io possa scegliere tra una pluralità di mezzi di informazione. Ora, tutto questo è chiaro che i costituenti lo valorizzano e cercano di farlo appunto nell'idea che la democrazia è pluralismo e discussione, tutte le occasioni devono essere protette, ecco, delle occasioni di esprimersi. E oggi in tutti questi aspetti vediamo invece che siamo in forte sofferenza. Il punto successivo ha a che fare con la nazione. La nazione è concetto pericolosissimo, scivolosissimo. Sapete che nazione si contrappone a popolo perché il popolo è una costruzione artificiale, si fa parte del popolo in quanto si risponde alle leggi sulla cittadinanza. La nazione invece è un'appartenenza naturale, siamo appartenenti a questa nazione che ci domina e non a quell'altra. Perché? Perché abbiamo sangue italiano nelle vene, no? I nostri avi sono quelli che abbiamo, la nostra epica, no? I nostri eroi, tutti questi discorsi, che sono discorsi scivolosissimi, che sono alla base naturalmente di ciò che di peggio succede in Europa nel Novecento, la prima e la seconda guerra mondiale, il fascismo e il nazismo sono sviluppi portati all'estremo del nazionalismo. I costituenti che cosa dicono? I costituenti parlano di nazione nell'articolo 9, che avete affrontato con Settis, e dove si dice il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione. Cioè legano la nazione a che cosa? Legano la nazione alla cultura. Allora, la cultura, diversamente dal sangue, che non si può acquisire, la cultura si può acquisire. Cioè un'idea di nazione aperta, non è un'idea di nazione chiusa, come tradizionalmente sempre stata. La nazione appunto è chiusa e si contrappone alle altre nazioni che sono nemiche perché sono inconciliabili l'une con le altre. Se io invece interpreto la nazione come un elemento legato al tema della cultura, allora lì, ha scritto delle pagine molto belle su questo Tommaso Montanari, per esempio, lì io introduco un'idea di nazione aperta,
libertà che può essere acquisita. Sotto questo aspetto, io direi che la nostra attuale legge sulla cittadinanza, che è incentrata sullo ius sanguinis, appunto il sangue, è incostituzionale, mentre lo sarebbe, diciamo, compatibile con il dettato costituzionale, una legge che facesse proprio lo ius cultura, lo ius scholae, come si dice adesso. Chi ha frequentato, nato o non nato in Italia, ma non fa niente, chi ha frequentato dei cicli scolastici, due cicli scolastici in Italia, ha diritto ad avere la cittadinanza. Perché? Perché appunto questa è un'idea di nazione aperta e non chiusa. È un ribaltamento davvero epocale, se pensate davvero il nazionalismo è qualcosa di proprio già dello Stato liberale, non soltanto dello Stato fascista. E in questo relazionarci con gli altri, vedete una progressione, arriviamo al nono ribaltamento che riguarda il diritto internazionale. Qui è l'articolo 10 che ci interessa, l'articolo 10, 1 e 2 soprattutto. Il diritto internazionale, cioè le relazioni internazionali, sono sempre state vissute dagli stati come qualcosa che va gestita attraverso rapporti di forza. Gli eserciti, la violenza, la guerra, si dice che appunto il fare la guerra è l'attitudine propria dello Stato nelle relazioni esterne, la decisione fondamentale dello Stato nelle relazioni esterne, e per i costituenti invece il diritto, l'ordinamento giuridico italiano che viene a nascere è un ordinamento che si inserisce dentro l'ordinamento internazionale ed è subordinato per certi aspetti a questo. Si dirà che le consuetudini internazionali, cioè quelle norme che gli stati seguono da sempre e che, diciamo, regolano in maniera pacifica i loro rapporti anziché in maniera violenta, le consuetudini entrano a far parte della Costituzione, del nostro ordinamento giuridico a livello costituzionale. È la ragione per cui non possiamo, per nostra fortuna, diciamo, accettare che venga lasciato qualcuno morire in mare. C'è una consuetudine internazionale antichissima che probabilmente risale a quando Giulio Cesare venne rapito dai pirati o forse anche prima, per cui se c'è uno in mare che sta affondando, bisogna salvarlo. E questa è una norma costituzionale. Perché? Perché l'articolo 10 della Costituzione dice che le norme internazionali generalmente riconosciute entrano a far parte della nostra stessa Costituzione. Inoltre, accettiamo tutti i trattati internazionali che disciplinano la condizione dello straniero in maniera tale che gli stranieri non siano trattati di per sé peggio di quanto non siano trattati gli italiani. Una cosa che non ho detto all'inizio, ma che recupero adesso, è che è importante che i diritti costituzionali, che appunto dicevo prima, sono diritti di cittadini intesi come persone che sono legate tra loro da un rapporto di fratellanza, si estendono anche ai non cittadini italiani in larga misura. Perché? Perché sempre l'articolo 10 della Costituzione parla di diritti degli esseri umani e dice che chi nel suo paese non gode dei livelli di tutela che sono garantiti dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel nostro paesi. I costituenti sono andati esuli durante il fascismo e hanno trovato ospitalità in altri paesi che li hanno protetti dal nostro ordinamento e si propongono di fare lo stesso con gli altri. È un'idea davvero, diciamo, che ha una portata universalista, ampia, che guarda all'umanità in quanto tale, cosa che fa anche l'articolo 11 della Costituzione sulla sovranità esterna che realizza l'ultimo dei ribaltamenti di cui vi volevo parlare, e cioè questa idea che l'Italia ripudia ciò che era appunto, come dicevo prima, il tradizionale attributo della sovranità internazionale, cioè ripudia la guerra. L'Italia non farà la guerra e non lo farà anche qui. Diciamo, i costituenti, io trovo, abbiano sempre avuto questa straordinaria capacità di non limitarsi a fare dichiarazioni di principio, ma di dire come si possono realizzare quegli obiettivi. Così come prevedono il modo in cui si possa realizzare il diritto al lavoro, prevedono il modo in cui si può rinunciare alla guerra. Perché l'Italia ripudia la guerra, ma lo può fare perché? Perché consente a limitazioni di sovranità, rieccoci alla limitazione di sovranità, che, diciamo, a loro volta rendano possibile promuovere e partecipare a organizzazioni internazionali preposte a che cosa? Alla pace e alla giustizia fra le nazioni. Di nuovo, vedete come tutto si tiene. Le nazioni che sono stati elemento di guerra, di scontro, causa della violenza più terribile che l'umanità ricordasse, che sono arrivate al
Auschwitz, ai campi di sterminio. Ecco, quelle nazioni lì invece adesso devono diventare soggetti che si relazionano in maniera giusta e pacifica, costruendo organizzazioni internazionali in cui tutti gli stati limitano parte della propria sovranità in condizioni di parità gli uni con gli altri per costruire questa pace e questa giustizia internazionale. È una visione ideale, davvero molto molto forte, che guarda l'ONU, anche se l'ONU è insoddisfacente sotto questo aspetto, l'ONU non realizza, diciamo, tutto questo in condizioni di parità, perché ci sono cinque paesi che hanno diritto di veto e quindi, diciamo, possono sottrarsi alle regole rispetto a quanto non facciano gli altri. Potremmo chiederci oggi, diciamo, se la NATO risponde a queste caratteristiche. È un'organizzazione internazionale che costruisce pace e giustizia tra le nazioni? La domanda è retorica, naturalmente. Io penso che la nostra adesione a un'organizzazione internazionale come questa, che esplicita il suo obiettivo di mantenere il proprio predominio nel mondo, sia incostituzionale, in quanto lesiva dell'articolo 11. E mi chiedo quanto l'Unione Europea rimanga un'organizzazione internazionale volta a questi obiettivi, che ha almeno, diciamo, sicuramente opera in condizioni di parità fra tutti gli stati, ma nel momento in cui nelle relazioni internazionali più drammatiche si riduce a fare da portafoglio alla NATO, ecco, diciamo, anch'essa inizia a scivolare al di fuori, mi pare, di ciò che sancisce l'articolo 11 della Costituzione. Allora, in questo quadro, io, diciamo, vi ho illustrato questi 10 ribaltamenti, non vi ho citato gli articoli 5, 6, 7, 8 della Costituzione, sono il 5 sul pluralismo territoriale, il 6 sul pluralismo linguistico, il 7 e l'8 sul pluralismo religioso, ma per dirvi che li ho trattati tutti. Vorrei dire ancora due cose e poi magari chiedo a Piero se è preferibile, appunto, fare un po' di dialogo. Vedete che da tutti questi ribaltamenti ci stiamo allontanando, cioè stiamo controribaltando questi ribaltamenti, stiamo tornando alle visioni dello Stato liberale e in alcuni casi addirittura dello Stato fascista, e tutto il tema, appunto, del ritorno del fascismo. Ma vorrei dire ancora due cose. La prima è questa, cioè per i costituenti, dicevo, l'obiettivo ultimo è il pieno sviluppo della persona umana. Ma la cosa straordinaria è che l'articolo 3 della Costituzione, laddove dice il pieno sviluppo della persona umana, lo lega alla partecipazione effettiva di tutti alla vita politica, economica e sociale del paese. Cioè, lo sviluppare pienamente noi stessi, cui tutto ciò è preposto, non è un obiettivo egoistico, autoriferito, ma è ciò che ci mette in condizione di partecipare assieme agli altri alla costruzione della società, in senso pieno, consapevolmente, diciamo, per le nostre capacità, per le nostre attitudini, per i nostri ideali, ma con gli strumenti veri. E quali sono, diciamo, gli strumenti più forti che consentono a ognuno di noi di essere realmente se stesso, di sviluppare pienamente se stesso? Sono tre diritti che sono nel contempo anche doveri. E qua c'è di nuovo questo gioco. Uno l'abbiamo visto, diritto dovere di lavorare. L'altro è il diritto dovere di istruzione, articolo 33-34 della Costituzione. L'istruzione in parte è obbligatoria ed è necessario che sia così, perché il lavoro ci libera dal bisogno, ma l'istruzione ci libera dall'ignoranza. Per essere pienamente noi stessi, consapevolmente noi stessi, non dobbiamo vivere né sotto lo schiaffo del bisogno né sotto lo schiaffo dell'ignoranza. E se siamo in grado di fare effettivamente questo, allora potremo esercitare l'altro diritto dovere, cioè il voto, che è un dovere civico, ma ci dà di nuovo l'idea che anche la partecipazione politica è qualcosa che dobbiamo doverosamente fare, perché appunto non dobbiamo vivere passivamente neanche dal punto di vista politico. Tre diritti doveri in cui, ripeto, è importante sottolineare che il pieno sviluppo di noi stessi è funzionale a renderci realmente partecipe alla costruzione della vita collettiva. L'altro aspetto su cui poi mi fermo è il punto, secondo me, teorico decisivo, e cioè questo. Questo quadro che vi ho fatto, spero non troppo confuso, è diciamo, il quadro che tocca tutti i punti fondamentali di un ordinamento democratico.
Un ordinamento cioè che promette che cosa? Promette libertà e uguaglianza, per esprimere, diciamo, i due valori fondamentali, libertà e uguaglianza nell'ambito della solidarietà e di tutto quello che noi dicevamo. Ora, la democrazia rispetto agli altri regimi politici ha una caratteristica che la rende, diciamo, più impegnativa ma anche più debole. Cioè, se io vivo in una teocrazia, cioè il mio principio d'ordine è la divinità, se io vivo in una dittatura, il mio principio d'ordine è la forza, se io vivo in una monarchia, il mio principio d'ordine è la dinastia ereditaria, eccetera, io posso produrre qualunque tipo di risultato, cioè una dittatura potrebbe essere benevola senza negare se stessa, ma una democrazia che non produce libertà e uguaglianza nega se stessa, cioè il principio d'ordine della democrazia è interno alla democrazia. E se non si autoavvera, se non si realizza, si corrode da sé. La democrazia va in crisi e diventa poco credibile e uno non va più a votare volentieri, non ci crede più, cerca delle altre risorse, diciamo, attraverso cui realizzare se stesso e rispondere ai propri bisogni di vita, non crede nelle istituzioni perché le istituzioni diventano non credibili, ma si rendono non credibili. Allora, nel momento in cui, dopo la prima fase della storia repubblicana, la Repubblica italiana ha iniziato non più a costruire libertà e uguaglianza, ma a distruggere libertà e uguaglianza, ha iniziato a indebolire se stessa e a corrompere la democrazia di cui avrebbe dovuto invece realizzare le promesse. E allora proprio questo, io penso che possa essere una spiegazione, forse un po', diciamo, intellettuale, ma comunque che ha una spiega, diciamo, un suo punto di caduta e una sua solidità teorica, possa spiegare la difficoltà in cui noi siamo oggi. Cioè, continuiamo a vestirci di vesti democratiche, a dire che siamo democratici, a propagandare la democrazia, a dire addirittura che la vogliamo esportare nel mondo con la forza, ma poi non la realizziamo. E nel momento in cui non la realizziamo, la rendiamo poco credibile. E dunque, qual è l'esito di tutto questo? L'esito di tutto questo è il ritorno di forze politiche che vengono dal mondo precedente. Ma allora dovrebbe interrogarsi chi, diciamo, non è soltanto la destra o la destra che noi vediamo oggi o la destra, diciamo, di Berlusconi, di quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni, ad aver minato la democrazia, ma l'ha minata anche, diciamo, quella parte politica che, diciamo, penso all'Ulivo e poi quello che è venuto dopo, ha agito allontanandosi dalla Costituzione e dalla realizzazione degli obiettivi costituzionali. E anche il Movimento 5 Stelle, nella misura in cui, quando ha avuto l'occasione di governare, ha fatto tutta una serie di decisioni, ha assunto tutta una serie di decisioni che sono andate allontanandosi dal quadro costituzionale. Diciamo, poi ovviamente le responsabilità vanno calibrate, non tutti hanno le stesse responsabilità, eccetera. Ma quello che voglio dire è che mentre un tempo sentivamo Fanfani e Taviani difendere il lavoro, la stabilità del lavoro, il pieno impiego, poi dopo abbiamo sentito quelli che avremmo collocato un tempo, diciamo, nell'ambito della sinistra, se non della sinistra, del centro-sinistra, invece cantarci le lodi della precarietà. Ecco, lì io credo abbiamo autominato la democrazia, l'abbiamo indebolita e abbiamo creato le condizioni perché poi tornassero i sovranisti e tutti quelli che la democrazia e la democrazia costituzionale e la Costituzione invece la vedono come un nemico. Ecco, io mi fermerei qui, ovviamente aperto alle critiche, alle osservazioni, insomma, tutto quello che vi parrà di dirmi. Grazie. Grazie a te Francesco. No, bene così, perché poi nella discussione puoi eventualmente approfondire qualche altro aspetto. No, sono io a ringraziarti per questa dotta, profonda e anche chiara, diciamo, lezione, da cui si capisce quanto rivoluzionaria è stata la nostra Costituzione rispetto alle, diciamo, strutture istituzionali del passato, quanto rivoluzionaria sia oggi, almeno come forza di resistenza rispetto alle forze che vogliono, diciamo, stravolgerla, quanta ricchezza di prospettiva futura, ci dà
questo strumento alla ricerca del nuovo mondo possibile, no? A cui aspiriamo. Davvero, nelle cose che hai detto, si riesce ad afferrare con profondità insolita, no? Che cosa è davvero la Costituzione, che radici profonde ha, in un progetto di nuova società. Mentre ti ascoltavo, pensavo, e su questo scriverò qualcosa agli amici che seguono la scuola, questa è una lezione così deve entrare nelle scuole, noi non possiamo, restare un circolo di anziani. Naturalmente il relatore non rientra in questo novero, ma dobbiamo sforzarci di portare i risultati di questa cultura democratica avanzata e formare una nuova generazione di democratici italiani in grado. Noi siamo finiti in mano a un ceto politico che, vabbè, non c'è bisogno di qualificarli con aggettivi. Allora, io sto zitto, do la parola a chi vuole intervenire anche con semplici domande. Prego. Io volevo solo salutare Francesco e soprattutto dire che è molto difficile fargli domande, perché in genere le sue lezioni, i suoi articoli sono completissimi, quindi non si può che ascoltarlo, ringraziarlo e fare tesoro di tutte le sue analisi. Grazie. Grazie a te, Ciao Renzo. Renza. Ciao. Buonasera, mi chiamo Alessandra Ciattini. Vai Alessandra, vai. Prego, Posso? Grazie. prego. Allora, io ho letto tempo fa, e quindi pongo una domanda, un breve libro di Vladimiro Jacquet che analizza, i trattati dell'Unione Europea e li compara ai contenuti della nostra Costituzione, mettendo in evidenza come quello che è contenuto nei trattati della UE è in contraddizione con i diritti previsti e riconosciuti dalla nostra da Costituzione. Inoltre vorrei ricordare, e vorrei un parere da parte del nostro esperto, l'articolo 80, che stabilisce che i trattati internazionali sono riconosciuti dal Parlamento, che è accompagnato dall'articolo 75, che indica solo in quali casi sono possibili i referendum abrogativi, escludendo appunto i trattati internazionali. È tutto questo congruente sempre con i diritti della nostra Costituzione? Grazie. Cosa facciamo? Botta Sì, è risposta? meglio che rispondi, botta risposta, Sì. perché così c'è più vivacità, Sì, no, allora, diciamo, l'adesione all'Unione Europea è una grande questione. Poi bisognerebbe essere più esperti di me, su questi profili specifici. Diciamo che, la cosa che più stride, ha a che fare con diciamo, tutta la disciplina costituzionale in tema di rapporti economici. Cioè, l'Unione Europea ha per obiettivo fondamentale quello di costruire un mercato libero, la piena concorrenza nelle famose quattro libertà, e rimane quello, diciamo, il cuore fondamentale della sua costruzione. E dunque, diciamo, l'economia e il fine, ciò che l'economia di mercato, l'economia costruita in quel modo, è il fine. Nell'ambito della Costituzione italiana, l'economia non è
un fine, l'economia è uno strumento. Mi riallaccio di nuovo a quel libro che citavo prima di Gustavo Zagrebelsky, cioè lui lo costruisce in maniera molto chiara questa idea, ricostruendo il dettato costituzionale, cioè la politica pone i fini e questi fini sono raggiunti attraverso lo strumento, cioè una serie di strumenti, tra cui anche lo strumento economico. La finanza a sua volta può essere uno strumento attraverso cui l'economia si finanzia quando ne ha bisogno per raggiungere quei fini che le sono stati posti dalla politica. Quindi un'idea in cui c'è una doppia strumentalità dell'economia e della finanza alla politica. Oggi è il contrario. Oggi diciamo, noi pensiamo, almeno non noi, ma diciamo, il sistema politico pensa che il suo compito sia quello di creare le condizioni migliori perché la politica possa, l'economia possa fare lei quello che vuole, possa svilupparsi, diciamo, nella sua totale autonomia di obiettivi. E anzi, addirittura oggi si potrebbe dire che l'economia stessa è subordinata alla finanza, nella misura in cui, come dicevo prima, la finanza vale in sé anche distruggendo l'economia. Perché ciò che conta alla fine è semplicemente fare soldi in quanto tali. Dunque, diciamo, una frizione c'è sicuramente, c'è una frizione in quest'ottica. Probabilmente, diciamo, non si sarebbe potuto costruire niente senza l'attitudine funzionalista nell'ambito delle relazioni, diciamo, del processo di integrazione europea, però alla fine essere partiti dall'economia ha lasciato la politica al palo e non si è riusciti più a recuperare quell'aspetto. L'Europa politica è qualcosa che manca e che non, insomma, sembra difficile, soprattutto di questi tempi, che riesca realmente a prendere piede. Quindi questo scollamento c'è addirittura chi ha teorizzato che questo sia un bene, che finalmente abbiamo abbandonato, diciamo, quelle vetuste regole costituzionali sui rapporti economici e che oggi tutta quella parte della Costituzione non andrebbe più considerata e bisognerebbe guardare soltanto alla Costituzione economica europea. La nuova Costituzione economica l'ha definita Sabino Cassese in un suo libro, in cui sostanzialmente dice questo. Però, diciamo, non abbiamo fatto una revisione costituzionale, diciamo, è una tesi quantomeno acrobatica, ecco, la definirei così. Quanto all'articolo 80, l'articolo 80 della Costituzione, i trattati internazionali crea problemi nella misura in cui ci sono molti trattati che non sono recepiti tramite legge di fatto, che passano per le vie brevi ed è dunque il governo che fa le relazioni internazionali senza che vi sia un controllo parlamentare. Questo dovrebbe avvenire per i trattati di natura tecnica. I trattati di natura politica no, devono essere ratificati con legge, ed effettivamente quello che è accaduto per i trattati dell'Unione Europea. I trattati istitutivi sono ratificati con legge, anzi questo ha creato un sacco di problemi poi dal punto di vista dei rapporti tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento europeo, perché non sono stati recepiti con legge costituzionale, dunque dovrebbero avere rango di legge, ma il diritto europeo è un diritto tale per cui nell'ambito delle materie di sua competenza vuole sempre prevalere al primato sui diritti interni. Ci sono stati scontri di giurisprudenze molto aspri tra la Corte Costituzionale italiana e la Corte di giustizia dell'Unione Europea, ma di questo parliamo eventualmente un'altra volta. L'articolo 75 esclude il referendum sui trattati internazionali perché il trattato internazionale è un trattato che impegna la responsabilità dello Stato nei confronti degli altri Stati. Uno Stato che rompa un trattato si espone alle misure di ritorsione degli altri Stati. E dunque non si vuole che questo possa, non volevano i costituenti che questo potesse avvenire con decisioni popolari potenzialmente anche più di pancia che di testa, se vogliamo, la stessa ragione per cui non si possono fare referendum sulle leggi di bilancio, sulle leggi tributarie, sulle leggi di amnistia e indulto, perché il popolo su certe cose loro lo vedevano come anche potenzialmente emotivo, ecco, pericoloso. E in questo caso, diciamo, se si vuole uscire da un trattato internazionale, è bene che lo facciano le autorità di governo prima, diciamo, prendendo tutte le contromisure necessarie di fronte al rischio che gli altri stati possano poi rivalersi, su di noi. Ecco, un po' il quadro è questo. Poi,
ovviamente si potrebbe approfondire, ma mi fermerei qui. Scusa, un corollario brevissimo, ma Prego. da un punto di vista giuridico, vengono prima i trattati europei o la Costituzione italiana? Allora, qui il punto è questo. Allora, diciamo, vado un po' più a fondo su questo. Allora, noi dobbiamo immaginare che il diritto internazionale, allora, i trattati europei sono trattati di diritto internazionale, cioè stati che si accordano per fare qualche cosa. Ora, cosa si accordano a fare gli stati europei? Si accordano a creare delle istituzioni che disciplineranno, cioè produrranno un nuovo diritto, in alcuni settori dell'ordinamento, di interesse economico, con l'impegno di tutti gli stati ad applicare le normative prodotte da queste istituzioni europee e non quelle prodotte all'interno da ognuno, degli stati, il che dovrebbe favorire la libera circolazione delle merci, la libera circolazione delle persone, la libera circolazione dei capitali, eccetera. Per far questo, che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe, e quindi per far prevalere sempre il diritto europeo sul diritto interno, come i trattati dicono di voler fare, cioè come gli stati che stipulano i trattati dicono di voler fare, bisognerebbe dare al diritto europeo un rango superiore a quello interno. Ma non lo fanno le leggi italiane che recepiscono i trattati. Altri stati hanno modificato la Costituzione per aderire all'Unione Europea. E dunque quegli accordi, quei trattati internazionali, hanno rango costituzionale. Da noi no. Da noi hanno rango di legge. Li abbiamo recepiti con legge. E qui nasce lo scontro. La Corte di giustizia dell'Unione Europea dice: ma come avete aderito a un ordinamento internazionale? Avete voluto dar vita a istituzioni europee che potessero approvare norme che prevalgono sull'ordinamento interno. E poi le recepite con legge? Se le recepite con legge, la forza del diritto europeo è la forza di legge. Dovete recepirle con la Costituzione. La Corte Costituzionale ha detto, per un po' ha detto no. Poi alla fine ha detto d'accordo, in realtà le abbiamo recepite con legge, però c'è l'articolo 11 che dice limitazioni di sovranità per costruire la pace e la giustizia tra le nazioni. L'Unione Europea serve a costruire la pace e la giustizia tra le nazioni. Perché? Perché nasce per evitare gli scontri tra la Francia e la Germania, no? Il primo embrione è la CECA, cioè la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che erano risorse fondamentali per fare la guerra, su cui nell'Alsazia, la Lorena, lì, Francia e Germania si erano scontrate per decenni, si mettono insieme e le gestiamo insieme. E quindi, diciamo, c'è questa partenza volta alla costruzione della pace. Allora dice la Corte Costituzionale a un certo punto: è vero che i trattati sono stati recepiti con legge, ma c'è l'articolo 11 e dunque hanno una forza superiore alle leggi interne, però in un senso particolare, cioè quando ci sono due norme, una interna e una europea nelle materie di competenza dell'Unione Europea, si applica quella europea, quella interna si disapplica. La Corte di giustizia vorrebbe che noi la eliminassimo proprio, cioè la abrogassimo. La Corte Costituzionale dice: no, non è necessario, basta non applicarla. Se un giorno dovessimo mai uscire dall'Unione Europea, tornerebbe ad applicarsi. Ma finché siamo dentro l'Unione Europea, si applica quella dell'Unione Europea. E quindi prevale sempre la norma dell'Unione Europea in senso pratico, cioè si applica quella, salvo che, e qui dice la Corte Costituzionale una cosa che continua a non piacere alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, salvo che la norma europea vada contro i principi fondamentali della Costituzione. Cioè, noi accettiamo le limitazioni di sovranità, ma queste limitazioni di sovranità hanno dei controlimiti. Cioè, se le norme europee dovessero andare, o le norme del diritto internazionale anche, dovessero andare contro uno dei principi fondamentali della Costituzione, allora in quel caso non si disapplica l'ordinamento interno, ma si applica l'ordinamento interno e non si applica, anzi è incostituzionale, l'ordinamento dell'Unione Europea. E questo, diciamo, siamo arrivati in un caso al limite di farlo valere, poi l'Unione Europea ha fatto marcia indietro. Era una questione che aveva a che fare, questione bruttissima, una storia a sua volta molto complicata, comunque aveva a che fare con la retroattività delle norme in campo tributario.
Allora, l'Unione Europea voleva che si potessero applicare retroattivamente delle disposizioni in campo tributario. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea dice che sì, che vanno applicate retroattivamente. La Corte Costituzionale dice no, in questo campo vige un principio di irretroattività che è un principio fondamentale dell'ordinamento. Se voi siete convinti di voler dare quella interpretazione al diritto dell'Unione Europea, allora noi vi diciamo che è incostituzionale e non l'applichiamo. A quel punto la Corte di Giustizia si spaventa e dice: no, va bene, effettivamente io non la intenderò così come tu, diciamo come per te sarebbe un problema. Dunque, sì, prevale l'ordinamento dell'Unione Europea, salvo che vada contro i principi fondamentali. Allora, in quel caso scattano i controlimiti e prevale l'ordinamento interno. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, ma bisognerebbe parlare 2 ore solo su questo per ricostruire bene tutto. Grazie mille, sì, credo di aver capito. Ti ringrazio moltissimo. Grazie. Altri interventi? Ma se posso, posso? Vai, vai Alessandro. No, rispetto all'Unione Europea mi viene in mente che c'è qualcuno in Italia che aveva teorizzato, come dire, ed era Guido Carli, cioè nel suo libro di Piero Peluffo, Curato, no? Il vincolo esterno come modalità di rovesciamento di un sistema politico istituzionale ed economico, no? Lì era lucidamente delineata questa strategia. Ora, a parte questo, è chiaro che dalla presentazione si capisce appunto, come dire, la dimensione quasi rivoluzionaria della Costituzione italiana, no? Almeno rispetto al nostro passato storico. Ecco, quello che mi lascia sempre un po' meravigliato è che però le difese all'erosione dei diritti si sono dimostrate piuttosto deboli, nel senso che basta uno delle leggi, no? Si parlava prima di proporzionale puro, basta una legge elettorale che, come quella che abbiamo adesso, non esiste, addirittura chi è eletto al Parlamento è un nominato da un segretario di partito. La questione della progressività, no? La legge, 32 scaglioni, poi si passa a 5, poi si passa a 3, e uno studio recente di Bocconi e Sant'Anna di Pisa sostiene che quei 5% di persone più ricche in Italia, che guadagnano più di 500 mila euro, pagano un'aliquota effettiva del 36%. Perché sono renditieri, nella sostanza. E siccome le rendite sono pagate al 12 o al 26%, siccome loro non sono dei lavoratori dipendenti se non in una piccola misura, ma sono amministratori di società oppure persone che hanno qualche centinaio di appartamenti in proprietà e li affittano, e pagano un tasso effettivo del 76%. Ma qui era solo una riflessione sul fatto che le difese, ecco, e che poi si rimanda sempre alla legge che dovrebbe essere una garanzia, ma il problema è che si è dimostrato che la legge non è una così grande garanzia. Grazie. Sì, questo è sicuramente vero. Cioè, su Carli, vabbè, su Carli io ho riportato nel mio libro sulla democrazia diretta, dei passi della sua autobiografia, che secondo me sono veramente impressionanti, in cui si delinea, e questo mi ricollego anche a ciò che veniva detto prima, si delinea proprio, diciamo, una violazione consapevole della Costituzione. Fa impressione. Diciamo, lui dice proprio abbiamo aggirato il Parlamento, per realizzare tutta una serie di cose che sono l'opposto di quello che dice la Costituzione. In particolare con riferimento a Maastricht, questo, quando, diciamo, il processo di integrazione europea si chiude completamente, diciamo, sulla dimensione economica di mercato.
in senso neoliberale. L'altra questione è quella dell'effettività. Guardate, la Costituzione che cos'è dal punto di vista proprio concreto? Come diceva Calamandrei, sono parole scritte su un foglio di carta. Se io le lascio cadere, finiscono per terra e tutti le calpestano, ci passano sopra. Esattamente così, cioè la Costituzione si regge e funziona nel momento, si invera nel momento in cui i cittadini, diciamo, hanno la forza, anche in quanto cittadini organizzati, di sostenerla. Nel momento in cui, per esempio, abbiamo distrutto i partiti politici, abbiamo distrutto un pezzo di Costituzione. Anche, ancora qui Kelsen lo diceva chiaramente, cioè tutta la polemica contro i partiti è una polemica antidemocratica e distrugge appunto le Costituzioni democratiche. Ma non è soltanto il partito di plastica, di nuovo, di Berlusconi, come Bobbio aveva definito Forza Italia fin dall'inizio, partito azienda, partito di plastica. E se andate a rileggere il discorso di Veltroni e Lingotto 2008, quando fonda il Partito Democratico, teorizza il partito leggero, il partito deideologizzato, il partito che non è né di destra né di sinistra, il partito, insomma, e i 5 Stelle in questo è veramente impressionante secondo me, perché si pongono come forza politica di rottura rispetto al passato, ma invece sono il compimento più radicale di ciò che stava avvenendo. Sono iperconformisti sotto questo punto di vista, cioè loro teorizzano il fatto che non ci deve più essere un partito, che il Parlamento va aperto come una scatoletta di tonno, va distrutto, si può fare a meno, i parlamentari non devono esserci, ma devono essere dei meri portavoce, il partito sito, il partito telematico. E quindi in questo, diciamo, nel momento in cui viene meno tutto questo, su cosa si regge la Costituzione? La possiamo reggere solo sui giudici? È chiaro che io faccio ricorso alla Corte Costituzionale, faccio ricorso ai giudici, cerco il più possibile di usare questi strumenti e lo cerchiamo di fare anche oggi con la legge elettorale, eccetera. Mi viene in mente la generosità dell'impegno di Besostri e di tutti coloro che hanno lavorato, diciamo, per questo. Ma può bastare solo quello, cioè il problema nostro è proprio questo, cioè che la magistratura e la Corte Costituzionale funzionano finché devono colpire le eccezioni, cioè le violazioni eccezionali, ma qui noi siamo di fronte a un abbandono strutturale e se non si costruisce una contropolitica che sia in grado, cioè una visione politica diversa, se non si ritorna in forme nuove a una visione politica diversa che dia sostanza alla Costituzione, possiamo pretendere che siano solo i giudici, la Corte Costituzionale, capite? E chiedergli qualcosa che non sono strutturalmente preposti a fare. La Corte Costituzionale poi funziona benissimo quando vengono approvate leggi che hanno un contenuto lesivo della Costituzione, cioè quando creano delle antinomie, norme contro norme. Ma quando ci sono delle lacune, perché ci sono delle inattuazioni della Costituzione, la Corte Costituzionale fatica molto a riempirle. Come fa? Deve scrivere lei la legge, deve scrivere lei la legge di bilancio. È molto più complesso. Dal punto di vista concettuale la cosa funziona, ma dal punto di vista pratico, come fai a farlo? E quindi, diciamo, il problema dell'inattuazione è un problema politico e ho l'impressione che anche nel nostro mondo, ecco, diciamo, parlo a noi, ha talmente radicata la sfiducia nella possibilità di costruire politicamente sostanza costituzionale che cerchiamo sempre la via giurisdizionale. E questo, diciamo, alle volte ci illude, e forse un po' ci indebolisce anche, ecco. Posso? Mario Sommella, prego. Sì, salve, buonasera. No, si è parlato dei vincoli esterni, vorrei invece cercare di aprire, forse se abbiamo tempo, di un vincolo interno, articolo 81, l'obbligo del pareggio di bilancio. Se è pur vero che ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno stabilito che determinati diritti non possono essere toccati da questo obbligo di bilancio. Però noi comunque abbiamo questo buco nero in Costituzione e visto e considerato che quando è stato pure approvato con una maggioranza rafforzata, no? Il governo Monti, quindi non è stato possibile neanche indire un referendum. Ecco, cosa fare in questo caso? E che fare di questo articolo 81? Perché comunque è un vulnus che ci teniamo, ecco, definisco, come ho detto prima, un buco nero.
Che fare ed eventualmente, perché ovviamente quello che va a intaccare un obbligo del genere sono proprio quei diritti fondamentali che, enunciati nell'articolo 2, articolo 3, articolo 1 addirittura. Quindi praticamente proprio quei principi fondamentali. Perché non è possibile eventualmente indire un referendum, o in che modo, in che forma eventualmente, visto e considerato che è stato diciamo, approvato con una maggioranza, se non sbaglio, a suo tempo, mi pare del 68%. Grazie. Comunque, grazie, professor Pallante. Molto interessante, anche molto bello quello che è come lo ha esposto. Grazie. Grazie. No, Francesco, insomma, siamo tra persone che la pensano nello stesso modo. Dunque, sì, l'articolo 81 a me impressiona molto anche il fatto che quando viene riformato l'articolo 81, viene riformato anche l'articolo 117, 119 e 97 della Costituzione. L'articolo 97 della Costituzione diceva al primo comma, ai tempi cui venne scritta la Costituzione, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Cioè l'obiettivo fondamentale della pubblica amministrazione era il buon andamento e l'imparzialità. Quando nel 2012 viene riscritto l'articolo 81 e viene riscritto anche l'articolo 97, il primo comma oggi dice che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Cioè, il primo obiettivo delle pubbliche amministrazioni per l'articolo 97 è l'equilibrio di bilancio ed è davvero impressionante questa cosa qua. Ora, il referendum non si può fare perché è una norma costituzionale e le disposizioni costituzionali non sono sottoponibili a referendum abrogativo, bisognerebbe innescare, diciamo, un processo politico che porti ad avere la forza per cambiare la Costituzione su questo e tornare a una versione precedente. Quello che però io direi. Aggiungo due cose su questo tema. Cioè, la prima è che io posso tenere il bilancio in equilibrio in due modi, ovviamente riducendo le spese, ma anche aumentando le entrate. Questo tendiamo a dimenticarlo nel dibattito pubblico. Aumentare le entrate, che cosa significa? Significa ricostruire la progressività fiscale e far pagare le imposte a chi ha i soldi per pagarle. Ora, qui è un enorme tema che veniva accennato forse anche in questo un intervento precedente. L'articolo 53 è ampiamente disatteso, la Corte si è messa anche lì, bisognerebbe parlarne a lungo, ma si è messa da sola in una la Corte Costituzionale in una situazione difficile perché ha detto l'articolo 53 dice il sistema tributario improntato a criteri di progressività, il sistema, non le singole imposte. Dunque, le singole imposte possono anche non essere progressive. Sì, però alla fine, togliendo progressività alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta, alla quinta imposta, alla fine oggi il sistema, come veniva ricordato, è diventato addirittura regressivo per i più ricchi, che appunto hanno fonti di reddito che non sono da lavoro dipendente, che sono tassate meno di quanto non lo siano quelle da lavoro dipendente o da pensione. Ora, se noi ricostruissimo una vera progressività, lo potremmo fare. L'Italia è un paese, comunque, benché siamo in declino da tempo, siamo ancora uno dei paesi più ricchi del mondo. La ricchezza privata supera i 10.000 miliardi di euro, dicono gli ultimi dati Banca Italia. I soldi ci sono, non è che non ci siano. E dunque si potrebbe, Esatto, Francesco, proprio così. e quindi si potrebbe, diciamo, far valere l'equilibrio di bilancio sul lato delle entrate e quindi non ridurre le spese, ma aumentare le entrate e tenere il bilancio in equilibrio con una considerazione. Ora qui, gli economisti. Meno economisti amici, poi insomma, nella scuola una delle prossime lezioni è Guido Ortona, lui mi rimbrotta sempre su questa cosa qua e quindi diciamo forse dico una cosa sbagliata. Però l'idea che noi abbiamo fatto debito negli anni 80, scaricando appunto sulle generazioni che sono venute dopo, cioè abbiamo vissuto per molto tempo senza far pagare le imposte, no? In fondo quegli anni lì sono stati anni in cui si sono dati servizi ai cittadini senza fargli pagare le imposte. In una certa misura, e le si sono scaricati quei costi sulle generazioni future. Non è una cosa, diciamo, che quantomeno rientra nella corretta gestione delle risorse, a mio parere. Dopodiché,
Guido Ortona mi dice: ma tu ragioni come se lo Stato fosse una famiglia, in realtà quei soldi sono stati ampiamente ripagati perché gli interessi sono stati altissimi, in parte erano banche pubbliche, eccetera, eccetera. Quindi diciamo è probabile che la mia sia una considerazione sbagliata, su questo ultimo punto. Però, ripeto, cioè, l'idea di non far pagare ad altri che verranno ciò che noi consumiamo oggi, anche dal punto di vista, per esempio, ambientale, in fondo, quando noi parliamo del fatto che ad agosto abbiamo già consumato le risorse della terra, beh, non sembra una cosa tanto, tanto positiva. Ecco, dovremmo, se lo interpretassimo come un equilibrio in questo senso, vivere in modo più equilibrato, visto che siamo, diciamo, società molto squilibrate, potrebbe non essere del tutto negativo. Bene, molto vero e molto giusto. Diciamo ce ne andiamo, ti lasciamo alla tua famiglia dopo averti a lungo spremuto con grande vantaggio e godimento intellettuale. Pensiamo tuttavia a quanto male, ha fatto al nostro paese. L'intero ceto politico italiano negli ultimi 30 anni. Ecco. Naturalmente, nella tua lezione c'è anche un grande messaggio propositivo, cioè la Costituzione vive e se noi la facciamo vivere, se noi ci impegniamo, se noi ci comportiamo da cittadini consapevoli e attivi. Perciò, diciamo, la scuola, questa lezione verrà registrata, come sai, poi te la invierò e la invierò a tutti coloro. Noi abbiamo un indirizzario abbastanza vasto, almeno un migliaio di persone che ne potranno usufruire con calma a casa. Ma noi, ecco, dobbiamo dare a queste lezioni una circolazione molto più ampia. Allora termino qui ricordando la prossima lezione che sarà tenuta da Elena Gagliasso sul tema il riduzionismo scientifico alla luce della crisi ambientale. Passiamo davvero su un altro argomento, ma questo è credo, il pregio della scuola interdisciplinare che affronta problemi diversi, ma non è, diciamo, un minestrone o un mosaico caotico. Ubbidisce naturalmente a una ricostruzione della cultura italiana e non solo italiana. Grazie molte, Francesco, Grazie a e voi. a risentirci presto. Saluto Buonasera a tutti. tutti. Buonasera, grazie. Buonasera, Buonasera, grazie. grazie, Buonasera. Buonasera. Veramente grazie, a presto. Grazie Francesco. Buonasera, grazie. Grazie.